Bella vecchia trappola di Solotarle, sono tornato qui con un nuovo video, anche oggi senza Mateusz, questo è l'ultimo senza di lui. Detto questo, oggi, come avete letto dal titolo, come migliorare su Call of Duty. Direte, come fai tu a darci questi consigli? Infatti non ve li darò io, anche io su Call of Duty non sono molto bravo. E perciò mi ha contattato questa casa che fa le app, che mi ha detto, prova la nostra app, che è un'app che serve per migliorare su Call of Duty. Praticamente questa app, adesso ve la vado a mostrare, vi dà tutti gli aiuti cioè vi dà tutte le informazioni sul gioco possibili, e questa qui è per Black Ops 3. Ah, dato che voglio essere trasparente, vi dico subito che prenderemo una percentuale dai download di questa app, una piccola percentuale. Ho deciso di sponsorizzarla perché intanto è utile e l'ho provata in questi giorni. Può darvi una mano anche a voi e se vi piace la scaricate, se non vi piace non la scaricate senza problemi, e se la scaricate vi date anche un aiuto a noi invece di scaricarla per conto vostro. Quindi sinceramente non vedo nulla di male e ho voluto essere limpido e trasparente con voi per non prendervi in giro, perché so che non piace quando venite presi in giro dallo youtuber. Perciò sono diretto e ve lo dico. Detto questo, andiamo a parlare dell'app, che spero mi aiuterà a diventare forte come Justron, anche se la cosa è molto difficile. Praticamente ci sono tutte, voi scaricate questa app e ci sono tutte queste queste cose. Per esempio Weapons, purtroppo è in inglese e purtroppo costa, mi sembra, 3 euro. Però alla fine 3 euro, raga, se vi interessano, non sono un cazzo. È in inglese, però comunque se giocate a Black Ops, se non sapete l'inglese, ritiratevi. Allora, praticamente voi che fate? Semplicemente trascinando così potete andare su qualsiasi arma e cliccando su Get Stats potete avere tutte le statistiche dell'arma. Praticamente ti dice quanto è grande il caricatore, quanto tempo ci mette a ricaricare, il radio di fuoco, il danno che fa. Dice anche la distanza in metri che copre lo sparo. Cioè è molto accurata, cose che comunque non avrete mai sul gioco. Per esempio killshots, se fate 3 colpi alla testa con quest'arma, muore. Poi c'è tutta la descrizione che potete leggere. E ci sono anche le challenge che ora non sono caricate perché ovviamente il gioco ancora non è uscito. Potete caricarla anche, potete collegare quest'app al vostro account sulla PlayStation o sull'Xbox che sia, in modo che così vi aggiorna e vi importa tutti i dati che avete su Black Ops, ve li importa su quest'app e quest'app, diciamo, vi analizza anche come giocate e tutto quanto. Si può anche comparare le cose, questa qui è tipo la cosa più utile per me, perché io ho sempre comparato le armi per vedere qual era meglio, qual era peggio. Per esempio possiamo comparare il Man of War, sì, potete comparare il Man of War con l'Ark 7. Vediamo che per esempio l'Ark 7 è ha più lungo raggio, ha più radio, ha più speed, ha più velocità. È, diciamo, più veloce rispetto al Man of War, però il Man of War fa più danni rispetto all'Ark 7. Quindi potrete adattare queste caratteristiche al vostro stile di gioco, ovviamente. Io che per esempio sono uno a cui piace molto rushare, vedo che comunque fa più per me l'Ark 7 che il Man of War. Qua tutte le descrizioni dei perks. Praticamente se voi andate sulla descrizione di Afterburner di per esempio Sesto Senso, ti dice quello che fa e come lo fa. Le mappe, cosa utilissima se volete proprio veramente imparare a memoria le mappe. Tanto ovviamente ci sono soltanto queste 4 perché sono quelle della beta. Combine, guardate qua, scorrete, c'è tutta la mappa con tutti gli ostacoli e tutto quanto, quindi potete impararvi anche la mappa a memoria volendo. È una cosa molto figa questa. Poi le score streak, tutte le score streak, quanti punti, la descrizione, quello che fanno. Diciamo è una guida molto accurata sul gioco. Gli equipaggi, potete addirittura fare il clan messenger, cioè potete messaggiare col vostro clan da qua dentro. Potete addirittura creare le classi direttamente da qui. Faccio così, custom class. Ora, non penso che non posso crearla perché... No, posso farla. Mi faccio con un Arc 7 con... Io ci metto sempre il... no, il reflex no. Ci voglio mettere il quick draw e poi... Aspetta, il soppressore, cioè il silenziatore, che non mi fa mettere perché devo mettere i perk. Vabbè, comunque, adesso non dire che vi faccio vedere tutta come se costruisce, però... Potete costruirvi la classe e potrete anche vedere com'è fatta, quindi. Un'altra cosa che per esempio su Black Ops 3 è stata introdotta quest'anno è la specialista, no? Quindi qua potete vedere tutti i specialisti e quello che fanno. Io nella beta mi sembra che ero il Prophet, avevo, se non sbaglio, che è quello dell'arma che poi... sì, il Tempest, io c'avevo questo qua, ero. Quindi qua c'è tutta la descrizione di de com'è fatto lo specialista, ogni specialista.
quindi potrete anche vedere quello che vi piace di più, magari che vi ispira di più. Ovviamente stanno pure i trofei, che adesso sono tutti ovviamente non sbloccati perché il gioco ancora non è uscito. Cioè addirittura voi potrete mettere il canale YouTube che vi interessa, per poi da qui andare sul, cliccare sul canale YouTube e andare sul canale YouTube dello youtuber magari che gioca a COD, che è forte e che vedete. Quindi da qui andate direttamente su Just Ron e vedete che Just Ron fa i gameplay della Madonna. Io spero, anche io con questa app, di migliorare. Poi vedremo, praticamente quando arriverà il gioco io seguirò i consigli che mi dà questa app e vedrò se riesco veramente a migliorare. Io sono sicuro di sì, perché avevo anche un'app simile per MV2. Sono diventato, diciamo, il gioco in cui ho giocato meglio a COD, MV2 di tutti i COD, grazie appunto a un'app simile, che però era gratuita ma non era così dettagliata. Quindi probabilmente avessi avuto un'app così ancora più dettagliata, sarei diventato ancora più forte, avrei fatto molte più cariche nucleari. Se quest'app mi aiuta veramente, ve la riconsiglierò in futuro, ovviamente. Poi dalle impostazioni potete addirittura, una cosa proprio così, potete cambiare il background dell'app, cioè proprio pensata nei minimi dettagli. Ovviamente quest'app è in continuo aggiornamento, quindi quando si aggiornerà il gioco, se ci saranno patch, cazzi vari, l'app si regolerà di conseguenza e farà le patch anche l'app, quindi tranquilli, sarà sempre aggiornata. Ragazzi, io spero veramente che quest'app vi sia d'aiuto, vi possa aiutare. E se vi interessa veramente scaricatela, se non vi interessa non è un problema, non la scaricate. E ho fatto questo video perché ho pensato che comunque era una cosa inerente al canale e poteva interessarvi, poteva aiutare molti di voi. Quindi spero appunto che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Quindi ragazzi, da Darryl è tutto, ci vediamo al prossimo video e bella!